Il dettato musicale è una esercitazione a cui ogni musicista si sottopone, quindi anche e soprattutto in ambito scolastico, per esercitare l'orecchio musicale alla percezione melodica, armonica e ritmica. Consiste nel riconoscere e, dall'occorrenza, trascrivere una melodia, uno o più passaggi armonici delle successioni ritmiche dettate da un esecutore. L'esecutore può essere fisicamente un altro musicista o una base pre-registrata. Gli esercizi per avere una valenza didattica necessitano di una difficoltà progressiva, permettendo così una crescita nell'apprendimento fino a raggiungere il punto d'arrivo prefissato. L'uso del computer o di altro mezzo appropriato ci può venire in aiuto per risolvere l'annoso problema della ricerca, spesso di non facile risoluzione, di quell'esecutore che deve fisicamente dettare l'esercizio tra le pareti domestiche e che in classe spesso è rappresentato dall'insegnante. Questo è stato il motivo per il quale ho realizzato l'opera dei 500 dettati musicali, a cui farò riferimento per descrizione e suggerimenti. È un software scritto per computer PC. Le modalità di installazione le rimando alla documentazione ampiamente descritta sull'opera in oggetto. Nella stessa si troveranno anche le opere trattate, mentre per gli aggiornamenti si può fare riferimento al sito, www.marziorosi.it al menu didattica. 500 dettati musicali è un'opera didattica multimediale su supporto CD-ROM, quindi la presenza di un computer è fondamentale. Come già appena accennato, la motivazione che mi ha spinto a realizzare questo lavoro, considerandone la Mole, è stata quella di disporre finalmente di un adeguato supporto che permettesse agli allievi della mia classe di potersi esercitare con una quantità e qualità di esercizi tale da coprire qualsiasi esigenza, come per esempio gli esami riguardanti il dettato musicale. L'interattività di questa opera la valorizza ulteriormente in quanto permette la personalizzazione dell'ascolto in base alle proprie esigenze. Con la possibilità anche di scegliere il suono relativo ad uno strumento musicale, sfruttando le caratteristiche della scheda audio del computer e la possibilità di poter visionare la partitura. Proviamo ora a seguire passo passo come si svolge una esercitazione di dettato musicale, in questo caso melodico, ad esempio l'esercizio numero 1, prima serie, del volume terza e quarta parte dell'autore Ettore Pozzoli, con l'aggiunta di piccoli suggerimenti. 1. Ogni esercizio inizio con una parte audio. Conterrà quelle informazioni riguardanti autore, opera, tonalità, tempo, nota d'inizio. Questa parte la si potrà mettere in mute eventualmente non risultasse necessaria. 2. La parte descritta A3 contiene la nota di riferimento La 3 440 Hz. La prima nota dell'esercizio è l'arpeggio nella tonalità dello stesso. Sono tutti elementi utili per individuare la nota di inizio, eventualmente si fosse messo in mute il punto numero 1. 3. Una battuta di solo metronomo per eventuali melodie che iniziassero a in levare. Consiglierei a questo punto di posizionare il locator L che sta per Left all'inizio dell'esercizio. Pulsante sinistro del mouse sul righello riferendosi al software di Cubase. Si richiamerà facilmente all'occorrenza con il tasto 1 della tastiera numerica. Ascoltare almeno una volta per intero tutto l'esercizio per una panoramica d'ascolto, operazione che si ripeterà alla fine dello stesso per identico motivo. 4. Ascoltare spezzoni di una o due misure o anche di più, a seconda delle necessità, più la prima nota della misura successiva per un massimo di tre volte. Anche questo comunque è soggettivo e così si procederà fino alla fine. Ascoltare ed individuare la prima nota della misura successiva serve per riconoscere l'intonazione relativa rispetto all'ultima nota della misura che stiamo ascoltando. Esempio, ascolto l'ultima nota della misura numero 1 più la prima nota della seconda, di cui ne individuerò per ora solo l'altezza. Poi nell'ascolto della seconda misura le darò il suo giusto valore ed ascolterò fino alla prima nota della terza misura e così via. Sintetizzando, 1. Decidere se ascoltare oppure no la parte iniziale in audio. 2. Ascoltare la parte denominata 3. Fermare il play con la barra spaziatrice. Riflettere sulla identità della nota di inizio e sul modo maggiore o minore della tonalità, eventualmente, si fosse optato a non usare la parte audio descritta al punto numero 1. 3. Spostare il locator L all'inizio della parte denominata metronomo, digitando 1 dalla tastiera numerica. Per il play, premere invio sempre dalla tastiera numerica. 4. Ascoltare tutto l'esercizio. Consiglierei di portare continuamente il tempo con la mano, differenziando il battere da levare, per agevolare la memorizzazione del materiale d'ascolto, senza il quale risulterebbe ovviamente impossibile ogni approccio alla esercitazione. 5. Terminata questa fase, ascoltare per non più di tre volte una o due misure fino al battere della successiva. Oltre al battere del tempo con la mano, specie per le prime volte, è auspicabile intonare senza la necessità di specificare le note ciò che si è appena ascoltato. Sempre per agevolare la memorizzazione sarà sicuramente poi più facile risalire agli intervalli che costituiscono lo spezzone di melodia in questione. 6. Scrivere. 7. Tutto identico per la seconda misura posizionare il locator L sulla misura numero 2, digitare 1 dalla tastiera numerica, premere invio per ascoltare eccetera eccetera. Procedura che si ripeterà fino alla fine della esercitazione. 8 Terminata questa fase, riascoltare tutto quanto l'esercizio per intero. 9 per correggere eventuali errori e visionare la partitura, selezionare la parte con il tasto sinistro del mouse, digitare poi dalla tastiera CTRL più R oppure score dal menu Edit. Per aumentare il rendimento dell'esercitazione eventualmente si riscontrassero degli errori, consiglierei per contrasto di intonare ambedue le versioni, sia la parte corretta che quella errata. L'esercitazione deve intendersi a questo punto terminata. Potremmo iniziarne una successiva anche l'indomani. Continuando con gradualità e con impegno giornaliero, i risultati in termini significativi non dovrebbero tardare ad arrivare.